sequiosi, sequiosi, fatemi zoomare un pochettino indietro. Allora, se sentite rumori bucolici, uccellini, eccetera, è perché c'è la finestra aperta. Come al solito, come vedete, sono in trasferta. trasferta belga, questa è la mia cameretta, per chi non lo sapesse. C'è Chanel che sta mangiando, quindi si sente rumore. Siamo qui oggi riuniti per i Mosplayed del mese di maggio. Oggi è il 28 maggio, quindi cioè, me la prendo anche, voglio dire, in anticipo. Vedremo quando riuscirò a pubblicare questo video, perché non so qui la DSL come funziona, quindi adesso vediamo. Ho svariate cose, però questo sarà un Mosplayed, cosa mi sono portata, perché comunque ci sono cose che mi sono... cioè, alla fine le cose sono relativamente limitate, dovute al fatto che non sono a casa. sarà interessante anche perché qui lascio delle cose in genere, e quando lascio le cose poi me le annoto, così non me le riporto quando appunto devo fare la valigia. E quindi ci sono delle cose che lascio qui, che riscopro ogni volta che vengo, eccetera, quindi ci sono cose un pochettino interessanti. Partiamo dalle cose non trucco, quindi capelli, eccetera. Allora, questo mese ho utilizzato moltissimo questa qui, la Dessata, che sarebbe praticamente la spazzola simile Tangle Teaser, però è un'altra marca. Questa è quella che vendono da, da BB Cream Italia, la mia è viola e rosa. Mi ci sto trovando veramente molto bene, perché trovo che i dentini si pieghino molto meno facilmente rispetto magari a una Tangle Teaser. E fa discretamente il suo lavoro, quindi se magari non volete andare a comprare una Tangle Teaser, magari non trovate dove comprarla, scusate, c'è un pelo di gatto sulla videocamera, ciao, non vorrei che finisse davanti alla lente, ecco. E quindi insomma, questa qui è un'ottima, una valida alternativa se magari non vi va di comprare su internet, o vi fidate, no, che dico, BB Cream Italia è su internet, però non vi fidate di stranieri, volete un sito italiano, insomma. Io l'ho trovata molto valida, l'ho presa al Cosmoprof perché la dovevo prendere per mia cognata e ho detto vabbè, fammela provare, perché comunque le spazzole dopo un po' si rovinano, quindi ho detto fammi provare questa e mi ci sto trovando relativamente bene. Poi, altra cosa di hardware, questo qui, che ho preso anche lui al Cosmoprof, il Brush Egg, anche questo lo potete trovare su BB Cream Italia, è praticamente un ovetto, un mezzo ovetto con il buco per infilare le dita qua dietro, in silicone. Questo qui serve per la pulizia dei pennelli, cioè voi li strofinate sopra quando li avete bagnati e insaponati e tornano come nuovi, veramente un'ottima cosa. E questo qui lo uso anche moltissimo per pulire la spazzolina del Clarisonic quando ho finito di usarlo, quindi la insapono, la strofino, la strizzo un pochino e torna come nuova anche quella. Se avete magari dei problemi, perché io per esempio usando fondotinta abbastanza pesanti ho dei problemi che rimangono un pochettino le setole sporche, con questo va via tutto alla grande. Poi, per quanto riguarda i capelli invece, questo qui, che voi, cioè credo che esista anche in Italia, questa è la versione che abbiamo comprato qua, comunque è l'ultra dolce di Garnier, lo shampoo all'argilla dolce, all'argilla e al cedro, questo qui. È veramente buono, oltre ad avere un ottimo profumo secondo me, è ottimo, questo è per i capelli grassi, io lo sto usando questi giorni e i miei capelli ringraziano parecchio. Poi, dato che cioè, non mi sono portata la Reflex, quindi sto filmando con la Lumix, non vi, cioè con la Panasonic, non vi preoccupate se magari dopo delle botte forti diminuisce l'audio, è normale, è un problema della fotocamera. Altra cosa, che però già è più inerente al trucco, ho ricomprato la spugnetta di Real Techniques, questa l'ho usata stamattina, scusate, è sporca, però dato che io la lavo prima di usarla, quindi la laverò domani mattina, perché mi trovo meglio a lavarla quando è asciutta. E ok, l'ho ricomprata perché io non riesco a vivere senza, mi piace molto molto di più rispetto alla Beauty Blender, mi piace veramente moltissimo e mi aiuta in moltissime cose, cioè mi sono... ciao, metti a fuoco. Ciao! Ecco, io mi sono resa conto che la utilizzo per moltissime cose, cioè io inizio a usare i pennelli quando si tratta di mettere la cipria, cioè quindi tutto quello che è fondotinta, correttore, cioè sinceramente non uso quasi più pennelli perché utilizzo quella. Poi, allora, per quanto riguarda appunto il fondotinta, io mi sono portata dall'Italia, mi sono portata questi due, uno è il Matte Velvet Plus, questo qui come al solito ormai lo conoscete, è il mio preferitissimo,
insieme al double wear, però questo è ancora più del double wear. E poi mi sono portata anche lo Shiseido Perfect Refining Foundation nella colorazione I00, che non so se si trovi dappertutto, io mi sa che l'avevo trovata qua in Belgio, comunque questo qui della colorazione I00, cioè I come ivory, quindi avorio 00. E questo qui l'ho portato essenzialmente, uno, perché era leggero, due, per finirlo, tre, perché quando vengo qui noto che la luce è diversa, è più neutra, quindi mi tocca usare qualcosa di meno caldo a livello di fondotinta. Poi, altrimenti divento arancione. Poi come correttori mi sono portata, come al solito, il cream camouflage di Make Up For Ever, questo qui. Ciao. Metti a fuoco forse, eccolo, questo, ormai lo conoscete, ve l'ho fatto vedere in tutte le salse, questo è il numero 15, che si trova però sul sito della truccheria e non sul sito di Sephora, eccolo qua. Poi ho portato anche il mio solito Estée Lauder Double Wear numero 02 Light Medium, questo qui, che sta finendo, come potete vedere. E stavo pensando di trovargli un sostituto, perché questo qui non lo sto usando tantissimo in questo momento, calcolami. Cioè proprio oggi non collabora per niente, vero? Non collabori, vabbè, insomma questo, lo conoscete. E poi appunto mi sono portata questo, che ho riscoperto dopo tanto tempo, il cancella età, questo qui nel colore light, e mi ci sto trovando molto bene per il semplice fatto che adesso vi spiego. Io come vi ho spiegato in altri video recenti, in questo momento utilizzo cioè per il correttore cosa faccio? Utilizzo prima questo sotto per neutralizzare un pochettino il colore, poi metto un correttore sopra, lo stendo bene e con la Real Techniques, quindi con una spugna umida, applico la cipria, che dopo vi faccio vedere, tanto ormai la conoscete. E questo ha risolto relativamente il problema che mi creava questo qui, perché il cancella età a me è sempre piaciuto, perché comunque era bello coprente, ma non mi reggeva, cioè la durata era, non vi dico pessima, ma non ero soddisfatta della durata. E questo procedimento che vi ho spiegato appena adesso, poc'anzi, mi permette di farlo durare di più, quindi praticamente sono riuscita a trovare il modo per utilizzarlo di più. Vabbè, per utilizzarlo in maniera più assidua. Quindi sta finendo. Ma voi questo lo ritrovate? Perché io tipo ho guardato negli stand questo che era? Maybelline o L'Oreal? Wow, wow, wow. Chissà, chissà. Maybelline, sì, era Maybelline. E io ho cercato sia, non ricordandomi che era Maybelline e non L'Oreal, ho cercato in entrambi gli stand e non si trova più. Voi lo trovate ancora? Dove lo trovate? Ok. Appunto, dicevo, per fissare il correttore utilizzo la cipria questa qui di Laura Mercier, che tra l'altro sta finendo, come potete notare, infatti devo andarla a ricomprare prima di partire. E sì, siamo proprio agli sgoccioli. E dato che mia madre ha visto che funziona bene questo procedimento, ha detto prendila anche a me. Quindi praticamente in settimana andrò a prendere, scusate, pensavo si fosse interrotto la registrazione, ma ha preso un colpo. Quindi in settimana andrò a prendere Laura Mercier. Due Laura Mercier. Allora, vi stavo dicendo prima appunto del fatto che ho lasciato delle cose qui, quindi le sto riutilizzando, e sto riutilizzando a livello di ciprie questa qui, la cipria di Elf, che tra l'altro ha il packaging devastato, non so che cosa sia successo. Comunque questa qui, la High Definition Powder di Elf, non so quanto ce ne sia rimasta. Comunque, voglio dire, alla fine, un pochino ancora ce n'è, ma perché era veramente tanta questa. E questa qui credo che fosse della linea studio, comunque. Appunto, questa qua, ecco, sto cercando di finirla piano piano, perché la stavo usando mia madre, ma non gli è piaciuta molto, quindi è tornata a me. E poi questa qui, come sapete, non mi piace particolarmente, però ce l'ho, la devo finire. La Essence All About Matte, quella, la versione della... di quella che piaceva a me, nuova, infatti questa non mi piace. E vabbè, in polvere, però questa, come vedete, un po' ancora ce n'è rimasta, quindi questa cioè, dobbiamo tribolare prima di terminarla questa. Comunque vabbè, cioè, alla fine fanno discretamente il loro lavoro,
non mi lamento e comunque ce ne stanno altre, cioè nel senso me le metto durante, cioè me le metto la mattina e se durante il giorno le devo ritoccare c'ho una cipria, c'ho la cipria compatta di Paola P in borsa che utilizzo. Poi a livello di terra non mi sono portata niente perché qui avevo queste due, che sono una la versione scura della famosa Sand Club, quella che ho a casa, quindi questa, la versione 02 Sunny, che tra l'altro prima ha fatto un volo spaventoso e non le è successo niente, quindi prodigioso, questa, e poi ho anche questa qui di cargo, che è il Big Bronzer, Big Bronzer, che vabbè ha uno specchio e è fatta in questo modo. Questa la utilizzo poco perché, cioè sto cercando di utilizzarla, però la uso poco perché, come vedete, forse ha delle iridescenze, quindi a me non piacciono molto queste cose nei bronzer, quindi cioè mi piacciono i bronzer matte e questo non lo è esattamente, però tutto sommato non mi dispiace, ora ve lo faccio vedere. Si vedrà, chissà, forse. Siamo sulla mano. Eccolo qua, lo vedete? È questo. E non mi dispiace, cioè alla fine è un colorino abbastanza tranquillo, nel senso non è che c'è problemi. Spero che non sia diminuito l'audio, forse sì. Non ci sono tanti problemi, insomma, da quel punto di vista. Poi, per le sopracciglia, sempre e comunque, come da un paio di mesi a questa parte, il Deep Dark Brunette, il Fluid Line di MAC. Questo qua. Vedete che è bello utilizzato. Io mi ci trovo da Dio, lo trovo molto più resistente dell'acqua brow, infatti mi sono resa conto che, perché stavo guardando prima di partire se portarmi questo l'acqua brow, mi sono resa conto che l'acqua brow poi al Cosmo non l'ho proprio ricomprato, cioè proprio ciao, molto bene. Poi, per quanto riguarda la base per gli occhi, mi sono portata dietro la Lorac, questa qui, l'avete già vista. Questa io la behind the scenes l'ho trovata dentro alla palette. Non vuole mettere a fuoco, non fa niente. Tanto comunque ci saranno i nomi scritti qui sotto come sempre. Poi per quanto riguarda gli ombretti invece mi sono portata, vabbè, in crema solo questo qui. Cioè il Color Up Long Lasting Eyeshadow 33, quello di Kiko della Daring Game. Quello tipo bordeaux, insomma, violaceo, quello che è. Scusate, ma sono tutti lisci, olè, che riacchiappo, sono tutti lisci perché si deve essere aperta la cipria, quindi si è tutto, cioè, mamma mia, vabbè, eccolo qua. Poi, come palette mi sono portata la Lorac Pro Mega, questa qui grande, che avete già visto in tutte le salse, questa, che è praticamente perfetta per tutto, per ogni cosa. Anche il trucco di oggi l'ho fatta con questa. E tale coperta di Linus, tale una coperta di Linus, mi sono portata anche la Chocolate Bar di Too Faced, che ormai avete visto in tutte le salse, anche questa. Eccola qua. Però quando l'apro la mattina è fantastico, cioè sentire questo odore di cioccolato è proprio fantastico. Vabbè, poi, sempre per quanto riguarda gli occhi, le matite sono sempre loro, ovvero la Chanel, questa qui, il crayon col numero 69, ormai lo sapete, ce l'ho su anche oggi. Ho notato che ultimamente sto utilizzando più le matite color carne dentro l'occhio piuttosto che le matite nere. E come matita nera mi sono portata la Nabla, come al solito, la Bombay Black, questa qui. E insomma, fino, cioè, questo è amore e basta. E niente. Tra l'altro stavo parlando con una mia amica e lei mi diceva del fatto della matita color burro. Io ho sempre preferito le matite color carne perché secondo me la matita color burro si nota molto di più e dà un effetto molto più innaturale. Però insomma, ognuno fa come gli pare, eh? Cioè, non è che io sto qui per dirvi no, dovete fare così. Poi, per quanto riguarda gli eyeliner, mi sono portata dietro il mio ormai immancabile liquid eyeliner waterproof di Essence, però lo sto utilizzando con un pennellino d'eyeliner perché sinceramente la punta di questo rispetto a quell'altro che avevo prima non mi piace molto, è un po' sorsignacola, non è precisa secondo me. Mi sono anche sporcata, meraviglioso. Non è precisa secondo me quanto vorrei e quindi non metterà fuoco, cioè proprio ciao. E quindi insomma non
non mi fido e preferisco usare il pennellino, cioè meraviglioso, questo adesso non se ne andrà via mai più. Come eyeliner ritrovato qui invece ho questo qui, il super liner di L'Oreal, che io prima utilizzavo in maniera molto assidua, e questo qui è il colore brown, cioè è un marrone, e lo sto utilizzando perché mi piace molto sui trucchi neutri, quindi lo sto usando, eccolo qua, questo è il marrone, anche se sinceramente temo mi stia facendo venire una reazione agli occhi, perché l'ho messo 2 giorni di seguito e 2 giorni di seguito gli occhi mi hanno lacrimato, quindi non vorrei che fosse questo. Sta suonando il telefono di sotto, ma tanto c'è qualcuno che risponderà. E quindi insomma pazienza, cioè non mi sono messa a fare analisi approfondite, però insomma non vorrei che fosse proprio lui il problema. Però se mi ricordo bene mi lacrimavano anche prima con il super liner, quindi non è un problema di scadenza, è proprio un problema di prodotto secondo me. Comunque, scusate, faccio un check della messa a fuoco. Poi, per gli occhi, ultima cosa, il mascara. Ovviamente mi sono portata dietro il Volume Million Lashes, questo qui, waterproof. È scritto qua dietro che è waterproof, però tanto non mette a fuoco, ha deciso di mettere a fuoco solo quando gli pare a lui. Molto bene, ecco qua, waterproof. E questo qui lo adoro, cioè ormai lo amo. E insieme a lui, ovviamente, immancabile il piegaciglia, perché comunque questo è un mascara volumizzante, non è waterproof, non è un mascara fatto per incurvare, quindi prima incurvo e poi passo il mascara, che regge la piega meravigliosamente, cioè penso che si possa vedere. Io sono truccata da stamattina presto, sono le tipo le 3 del pomeriggio, anzi sono le, ve lo dico subito, le 3:20, ecco qua, come potete vedere. Niente da dire. Ma poi trovo che nei video si veda, perché comunque nei video precedenti a questa evoluzione mascheresca avevo proprio le ciglia che crollavano e l'occhio molto più chiuso. Invece adesso comunque vedo la differenza. Se vuol di niente. Poi, per quanto riguarda invece Los Labios, ciao. Per quanto riguarda Los Labios, ho portato 4 cose. Strano, perché pensavo di aver portato tipo 18 migliaia di cose, ma invece no, 4. Mi sono portata questa Long Lasting Liquid Lipstick di Wycon, della serie nuova. Questo è il color lampone. Non mi ricordo se ci fosse anche prima, comunque questo è nel packaging nuovo. Ora ve lo faccio vedere. È un color lampone molto, molto carino, devo dire. Che è un po' diverso, è diverso un po' dal rosso, no? Vi dà un pochettino, chiaramente è modulabile, cioè più lo applicate più il colore è pieno, e mi piace assai questo qui. Poi quello che porto oggi, che forse voi vedete un po' troppo rosato, comunque cioè, loro lo chiamano malva scuro, è il numero 05 dei Velvet Lips, sempre di Wycon, eccolo qua, questo è già più cremoso. Lo faccio vedere, anche questo è matte, però rimane più cremoso sulle labbra, eccolo, qua. Rimane più cremoso sulle labbra, infatti se volete l'effetto matte lo dovete tamponare con un fazzolettino, perché io adesso ce l'ho su da una mezz'oretta, tre quarti d'ora circa, perché me lo sono rimesso prima di fare il video, e è cremoso, cioè non è come le tinte, come gli altri rossetti liquidi che si asciugano. Poi mi sono portata il numero 67 della linea matte di Milani, che si chiama Confident, ed è un rosso scuro. Ora ve lo faccio vedere. Questo è veramente, questo ve l'avevo già fatto vedere in un altro video, credo nello scorso video, penso. Questo qua, e lo adoro perché è matte, è confortevole, mi piace parecchio questo. Eccolo qua. E poi mi sono portata, stranamente non mi sono portata MAC. Mi sono portata il Glastonbury di Charlotte Tilbury, questo qua, che è meraviglioso, io me lo metto anche adesso, pure se è primavera non me ne può fregare di meno, è stupendo, questo qua, l'ultimo, che è un po' violaceo, un bordo violaceo, sì, è stupendo. Solo il lampone forse è un po' più estivo. Ok, quindi questi erano i rossetti che mi sono portata e i Mosplade, giustamente, di quest'ultimo periodo. Poi, per quanto riguarda le cover, invece,
piccolo siparietto. Ce ne sono solo tre. E due sono nuove, una no. Quella che non è nuova, scusate, è sempre quella in silicone, che quindi si attaccano tutti i pelucchi che volete. È questa qui che è tipo un color corallo parecchio flash. Voi forse lo vedete arancione adesso, comunque è un color corallo parecchio flash. Sì, mi sono presa il proteggischermo specchiato. E quindi è questa qui. Mi piace molto perché, cioè, col fatto che comunque sta facendo bello stranamente anche in Belgio, mi dà gusto mettere questa qui. E questa l'ho presa all'Apple Store perché è della Apple, quindi ok. Poi ho preso nel negozietto quello che si trova in via Bonazzi, per chi fosse di Perugia. È un negozietto di cover, senza troppe pretese. Ho preso questa qui, che ha tutti, vedete, tutti i dolcetti. Sì, poi questa immagine l'ho ritrovata su, tipo su We Heart It, una roba del genere. Cioè, non una roba del genere, si chiama così l'applicazione. Però l'ho ritrovato lì questo, quindi. Cioè, è palesemente un'immagine presa da internet e schiaffata su una cover, che però è fatta piuttosto bene, perché come potete vedere è semirigida e queste parti vengono davanti sullo schermo, quindi è abbastanza protettiva. E poi la chicca. questa è della marca più Forti. Forti, gioco di parole tra Forti e Forti, cioè 40. E questa l'ho trovata all'aeroporto di Fiumicino, in quel negozietto che vende cose buffe, che sta praticamente appena entrate nel Terminal 1, sta vicino a Liugio, eccetera. E è questa qui tutta nera con la scritta "devi stare molto karma", e questa è stupenda. Ve l'ho messa anche su Instagram e l'avete adorata. Non ha tante pretese, cioè è semirigida, è fatta molto bene perché, come potete vedere, aspettate, cioè è curata nei dettagli, è fatta molto molto bene. Anche qui è tutta rifinita molto bene, eccetera. Però ecco, senza troppe pretese, insomma, non è una cover super fantastica, super califragili, spiche stiralido. Vabbè. E niente, quindi questa era anche la parte cover del mese. Io vi volevo far vedere Chanel. Vieni un po' qua. L'avete già sentita. Vieni un po', fatti vedere un pochino. Che non ti vedono da tanto, eh? Oddio, oddio. Non ci voglio stare. Non ci vuoi stare? Non ci vuoi stare? Non ti vuoi far vedere? Come sei aristocratica. Sei un po' snob. Va bene. Evidentemente non ci vuole stare. Comunque, ecco, adesso si sta allisciando dove non deve allisciarsi. È un miracolo che non abbia fatto crollare niente per adesso. Comunque, ecco, questi erano i most played del mese di maggio. Spero di avervi tenuto compagnia, spero di avervi divertito. Come sempre, se avete delle domande, delle cose da dire, ci sono i commenti qua sotto. Io vi mando un bacio e vi dico alla prossima. Ciao!